cominciamo con le mani, facciamo apertura e chiusura delle mani. Ecco, 5-6 volte. Brave. Aprite bene, chiudete forte. Boh. Adesso proviamo a girare i polsi. Potete farlo così o se preferite anche così, quello che scegliete voi. Ogni tanto cambio direzione. Poi andiamo in questo modo, mettiamo le mani ferme lì e giro l'avambraccio, tengo il gomito attaccato ai fianchi. Esatto. Brave. E poi da questa posizione portiamo le mani alle spalle e andiamo giù. Mani alle spalle e giù. Vai. Quando porto le mani in basso, apro le scapole, apro bene, poi torno e vengo qui. Il mento sempre indietro, le spalle basse e il bacino in retroversione. Porto le mani su, l'aria va fuori, porto le mani giù e l'aria entra. Fuori l'aria, dentro l'aria. Brave, bravissime. Ok, adesso lasciamo giù le braccia. E poi giriamo tutto il braccio in questo modo. E anche a fare questo movimento posso usare il movimento delle spalle. E quindi chiudo in avanti e porto le spalle avanti. Giro il braccio indietro, porto le spalle indietro. Sempre col mento a posto e con la respirazione. Quindi quando sono così l'aria entra, quando vado di qua esce. Entra, mento a posto. Ok, va bene, sciogliete, bravo. Adesso facciamo le estensioni frontali. Parto da qui e vado avanti. Vai pure, avanti e indietro col mento a posto. Quando stendo le braccia l'aria esce. Quando porto le mani alle spalle l'aria entra. Fuori. Fatelo piano. Se sono lenta respiro più profondamente. Adesso proviamo a fare la stessa cosa, però ci giriamo di lato e lo facciamo con le braccia in fuori laterali. E poi è uguale, porto le mani alle spalle, l'aria esce. Stendo le braccia e l'aria entra. Il mento a posto, la retroversione tenuta. Quando porto le mani alle spalle mi ricordo di scendere coi gomiti lungo i fianchi. Brave, mento a posto, ottimo. Boh, scarichiamo la schiena un attimo, brave ragazze. Siamo quasi a metà del lavoro. Ciao! Ok, torno su lentamente. Adesso andiamo anche ad allungare un po' il collo. La schiena sta dritta. Piano piano torno su, prendo il gomito, tiro anche le spalle. Adesso facciamo i cerchi con le spalle, ho le braccia lungo il corpo, il mento a posto e ho la retroversione. Con tutte e due le spalle insieme vado indietro. Ecco. Facciamo dei cerchi per gli altri, tenendo la retro. Perché altrimenti viene spontaneo a fare così. Questo non va bene per la. Adesso facciamo lo stesso esercizio con le spalle alternate, quindi va prima indietro una e poi indietro l'altra. Bravo. Intanto ci vado un po' dietro con la rotazione del muscolo.
Ok, boh. Se qualcuno ha bisogno di allungare il collo, spalle, scaricare la schiena. Avete 10 secondi. Tutti in una volta. Che abbondanza. Ok, ci vediamo a posto un secondo. Quasi passati da 10. 8, 9, 10. Ok, mettiamo le mani ai fianchi e poi andiamo in rotazione. Qua e di là. Poi ancora di qua. Piano, eh? Ricordo sempre che questo esercizio è più pericoloso per il ginocchio che per la schiena. Quindi faccio la rotazione piano e ascolto. Se sento che inizia ad aver fastidio il ginocchio, mi fermo. Pianino. Quando mi giro di lato l'aria esce. Quando torno frontale l'aria entra. Bravissime. Boh, va bene, finite l'ultimo, scegliamo un attimo. E adesso facciamo la retroversione, quindi mettiamo le mani ai fianchi e poi lentamente vado avanti e indietro. Esatto, così, pianino brave. Vado avanti e indietro con la retroversione. Basta, va bene, ok? Boh, allora adesso facciamo il terzo cristallo, metto la gamba davanti, è leggera, tengo fermo il busto e poi giro la punta del piede da una parte all'altra, piano. Esatto, la gamba che lavora è bella leggera, il peso su quella ferma. Fermo anche il busto, non andateci dietro, cambio. Facciamo le oscillazioni della gamba, 5 volte per gamba, avanti e indietro. Prego. Si può sempre mettere giù il piede prima di cadere. Sarà meglio. Vedermi là. Tra le due, eh. Quando ne abbiamo fatti 5 per lato, ne facciamo 3 per lato laterali. Solo 3, eh? 3 da una parte e 3 dall'altra. E poi facciamo lo skip sul posto, sempre ricordandoci che più alzo la gamba, più può rispondere la schiena, quindi faccio con calma e poi sento fin dove posso arrivare. Che non tutti i giorni sono uguali. Andiamo su. Brava, sempre con le spalle aperte, la schiena dritta, il mento a posto. Più questo movimento lo fate lentamente e più intanto lavoriamo anche sull'equilibrio. Boh, cos'è quell'opposto? Gambe tutte unite. E poi facciamo 5 volte per gamba il piegamento del ginocchio con la gamba, col piede che va indietro. Andate bene indietro, tenendo le ginocchia attaccate. Ok. Ok, va bene. Boh, adesso facciamo il solito esercizio per la caviglia. Quindi tacco esterno, punta e interno. Me lo fate 3 volte in un senso e 3 nell'altro. Poi cambiamo piede. Bravo.
Quando abbiamo finito tutte e due quelle faccende qui, ho i piedi larghi come le spalle, conto 10 volte e facciamo sul posto la rullata dei piedi. Quindi vado dal tacco alle punte, tacco punta, lo faccio 10 volte cercando di non spanciare, ma di rimanere col busto a piombo. Magari mi aiuto con le braccia per l'equilibrio, eh. Soprattutto quando andate sui talloni, magari se mettete le braccia un po' avanti. Andiamo, 10, Madonna, ok, boh, e adesso c'è da piegare e stendere le dita dei piedi. Le piego e le stendo, le piego e le stendo, bene, cerchiamo di muoverle, brave, e poi facciamo l'esercizio opposto, quindi impuntalo bene il piede per terra e cerco di tirare la pianta del piede, cambio gamba, senti come tira la pianta del piede qua, ok. Andiamo ad allungare con le facci. Esatto. Ricordatevi che la gamba di dietro ha il ginocchio dritto, il tallone per terra. Cambio gamba. La gamba davanti è piegata. La gamba dietro è dritta. Ok, scaricate la schiena per favore. Appoggiate bene il peso delle spalle sulle ginocchia. Ok, venite su piano piano. Ok, allunghiamo il collo. Lentamente rilascio, vado a prendere le spalle, intanto che sono così con la spalla, con la mano apro e chiudo, così facciamo due servizi in uno, cambio, esatto, apro e chiudo bene la mano, intanto che tiro la spalla. Ok, ultimo esercizio, questo qui. Cambio. Boh, venite a salutarvi, ciao. Ciao, ciao. Grazie a tutti.